Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi andremo a realizzare altri bigliettini chiudi pacchettino per Natale. Questa volta ho stampato delle immagini da Google. Potete cercarle con immagini natalizie da colorare, che così escono solo coi contorni. E poi ho preparato già dei cartoncini ritagliati, allora, a forma di tag. Ho fatto questi tre. E poi altri due invece a forma di bigliettino, quindi che si aprono in questo modo. Erano carte che avevo in giro che mi avanzavano, su queste sono riuscita a tagliarle, queste qui invece le vedevo meglio piegate perché appunto erano in orizzontale. Come prima cosa andiamo a colorare i disegni, li colorerò utilizzando i Pantone e io ho questi della Five Touch Marker che avevo preso tempo fa su Amazon, e poi ho gli Spectrum Noir, quelli delle tonalità della pelle, li avevo presi a parte perché appunto come tonalità della pelle per questo non c'era molto. Niente, iniziamo subito a colorare. Ah, una cosa, li ho stampati su una carta liscia, perché appunto per utilizzare i Pantone ci vuole una carta liscia, una carta liscia ed è abbastanza spessa. Ora che li ho colorati vado a ritagliarli. Perfetto, ora che ho ritagliato tutto andiamo ad assemblare i biglietti. Allora partiamo da questo e quindi da Olaf. Allora io vado ad attaccarlo con un biadesivo spessorato. Per riempire il buco, diciamo la parte che rimane in rilievo, vado ad attaccare con la colla due paillette. Allora, questa forma di alberello che vorrei attaccare qua alla base. E questo fiocco di neve. Con la colla glitter vado a dare dei tocchi di luce. Thank you.
questi sono i biglietti chiudi pacchetto che ho creato, e sono questi due, questo e infine questi due. Spero tanto che anche questi miei chiudi pacchetti vi siano piaciuti. Se è così, mettete un bel pollice in su, lasciatemi un commento e ci vediamo al prossimo video. Vi lascio anche augurandovi buon Natale. Ciao!